Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di fisica in cui faremo dei test inerenti il punto materiale, la cinematica in generale. Allora, ho preparato dei esercizi di risposta multipla, ve li leggo velocemente e poi li risolviamo uno per uno. Allora, il primo è un punto materiale soggetto ad un'accelerazione costante in modulo e direzione. Esso può percorrere e vi dà quattro alternative. Alternativa 1, una traiettoria rettilinea, 2, una traiettoria circolare o rettilinea, 3, una traiettoria parabolica o rettilinea, nessuna delle risposte precedenti è esatta. Sì, adesso lo risolviamo subito in modo tale da farli uno per uno, sono tre esercizi comunque, poi vediamo gli altri, è meglio che ne facciamo uno alla volta prima di leggerli tutti. Quindi partiamo da questo esercizio. Allora, proviamo ad esaminare le risposte che vengono date. Allora, la risposta 1 afferma che la traiettoria può essere solo rettilinea. Ciò è certamente vero a condizione che la velocità iniziale sia nulla o abbia la stessa direzione dell'accelerazione. Ma se queste condizioni non sono soddisfatte, cosa possiamo dire? Basta pensare al moto di un corpo sottoposto alla sola forza peso. E quindi ad un'accelerazione costante. Se inizia il moto sotto l'azione della forza peso, avendo una velocità con componente orizzontale diversa da zero, la traiettoria è già parabolica. Okay? Penso che su questo siate un po' tutti d'accordo. La risposta 3 quindi contiene tutte le possibilità. La traiettoria è parabolica o rettilinea a seconda della direzione della velocità iniziale. Quindi siete tutti d'accordo, in base alla velocità iniziale viene definita una traiettoria che può essere rettilinea o anche parabolica. Ripeto, se la componente l'avete solo in x sarà rettilinea, se avete anche la componente in y sarà parabolica. Quindi la risposta corretta era questa. Vediamo ora l'esercizio numero 2. Allora, l'esercizio numero 2 allora, è un esercizio che vi dice: allora, un punto descrive un moto piano di legge oraria e vi dà la posizione, la RDT è la posizione in funzione del tempo, che è uguale a componente in x. Componente in y, la componente in x è 3t al quadrato più t, la componente in y è 3t più 5. Dove in questa equazione le lunghezze sono misurate in metri e i tempi in secondi e vi dà varie possibilità, vi dice la traiettoria è e vi dà quattro possibilità, anzi 5. La prima vi dice una retta passante per l'origine, la seconda possibilità una retta non passante per l'origine. Terza possibilità, una parabola la cui concavità è rivolta verso l'asse x. Quarta risposta, una parabola la cui concavità è rivolta verso l'asse y. Un altro tipo di curva, quindi nessuno di quelle elencate precedentemente. Va bene. Allora, passiamo un attimo a fare l'analisi di questo discorso. Allora, le coordinate x, y del punto indicato quindi dalla RDT variano nel tempo secondo le equazioni parametriche, nelle quali abbiamo sicuramente che x è uguale a 3t al quadrato più t, mentre la y è uguale a 3t più 5. Dipendono quindi dal tempo le due coordinate x, y. Da esse, eliminando il tempo, si ottiene il legame tra x e y, cioè l'equazione della traiettoria. Lo studio della funzione x in funzione di y così ottenuta consente di riconoscere le caratteristiche precise della curva che il punto, diciamo così, segue. Invece di seguire questa strada che ci porta un po', diciamo così, al di fuori dei nostri interessi, analizziamo le due funzioni velocità e accelerazione che si possono ottenere da questa curva, da questa equazione, scusate. Allora, quindi partendo da queste due equazioni, queste due qua, derivandole rispetto al tempo si ottengono le componenti della velocità. Precisamente derivando la x, cioè la funzione, la f di x, la f di t, ma allora, guardate, la situazione è questa, no?
cioè sia x e y sono funzioni del tempo. Allora, se voi derivate ovviamente rispetto al tempo la x, otterremo la velocità componente in x. Cioè stiamo facendo questa operazione giusto per capirci. Quindi derivate questa e ottenete 6t più 1. La componente in y state derivando la funzione del tempo che ho indicato come y e ottenete 3. Va bene? Questa è la velocità. Se deriviamo un'ulteriore volta queste due componenti qua, ottenete l'accelerazione. Quindi ottenete che a di x, che è la dv su dt, dv su dt viene 6 metri al secondo quadrato, e la a di y, cioè l'accelerazione in senso y, che è la derivata due volte della traiettoria, quindi un derivata una volta della componente in y della velocità, viene 0. È evidente quindi che il moto è quindi con accelerazione costante, avente direzione e verso concordi con l'asse x. Okay? La traiettoria perciò può essere solo una retta o una parabola. Con asse parallelo all'accelerazione e concavità rivolta nel verso dell'accelerazione. Poiché la velocità non è diretta lungo l'asse x, come si constata osservando le componenti, la traiettoria è quindi parabolica. E adesso disegniamo un attimino quella che sarà la traiettoria con la velocità e l'accelerazione. Quindi disegniamo, diciamo così, il piano xy, quindi x e y, con la nostra bella traiettoria che sarà di questo tipo, in cui avete il vettore velocità iniziale, ovviamente, nel momento 0, è rivolto così, e avete il vettore accelerazione che è messo così, orizzontale, parallelo all'asse x, avete il vettore accelerazione. Questa qua ovviamente è la vostra traiettoria. Traiettoria. Ok, direi anche questo esercizio tutto sommato niente di impossibile, avevate le domande a risposta multipla, quindi non credo che sia niente di, diciamo, di che, niente di particolare, insomma, ecco, niente di particolare. Adesso andiamo su un secondo a fare l'ultimo esercizio. Allora, l'ultimo esercizio vi dice: le equazioni orarie che descrivono il moto di una particella nel piano sono date dalle seguenti equazioni. Quindi x di t è uguale a A è una costante, si intende l'ampiezza, l'ampiezza. Per il coseno di kt quadro, k è ancora una costante, ovviamente. Poi avete y di t uguale a per seno di kt al quadrato, in cui k è una costante, va bene. Il modo, vi dice, il modo della velocità della particella e fa alcune supposizioni, vi dà alcune scelte. Vi dice, il modo quindi della velocità della particella è costante, è una funzione crescente del tempo, risposta 2, risposta 3 è una funzione periodica del tempo, risposta 4, nessuna delle risposte precedenti è corretta. Quindi vi dà queste alternative, diciamo così. Va bene. Allora, come si ottengono le componenti della velocità? Ovviamente si ottengono derivando l'equazione rispetto al tempo, l'equazione oraria, quindi derivando queste due equazioni come abbiamo fatto nel precedente esercizio. Quindi adesso riscriviamo un attimo sotto le due equazioni. Deriviamo. Allora, deriviamo, quindi facciamo questa operazione, otterremo la v in direzione x, che è derivata del coseno è meno seno, quindi verrà fuori meno 2kt. Kt uno si chiede perché, è la stiamo facendo la derivata di una funzione composta, ossia non è il coseno di t, ma è il coseno di kt quadro, quindi
Bisogna derivare anche, prima si deriva, ve lo ricordo, prima si deriva il coseno, diventa meno seno di kt, che sarebbe questa parte qua, quindi meno seno di kt quadro, e poi si deve derivare quello che sta all'interno, quindi si deve derivare kt quadro che diventa 2kt, per quello che esce così l'equazione, giusto per capirci, se uno non si ricorda gliela ricordiamo. Adesso deriviamo la componente in y, otterremo la velocità in y. Ho scritto in x, ma scusate, è in y. La velocità in y che viene 2kta per il coseno di kt quadro. Va bene? Quindi il modulo della velocità come si ottiene? Facciamo la somma vettoriale. Quindi la velocità complessiva, quindi il modulo sostanzialmente la velocità. Sì, perché la direzione è verso, quello è un altro discorso. Il modulo dato dalla radice, somma vettoriale, della componente in x al quadrato più la componente in y al quadrato, il che è uguale a 2kta. Direte come si ottiene, vabbè, ve lo faccio vedere il calcolo. Allora, la v di x al quadrato viene. Viene 4 4 k quadro t quadro a 4, quindi 4 k quadro t quadro a quadro per il sen quadro di kt quadro. Va bene, viene così la prima componente, poi l'altra componente viene uguale, tranne che il coseno, adesso cioè, avete un coseno, non il seno, quindi più 4 kt quadro t al quadrato per il coseno al quadrato di kt quadro, quindi viene così. Ecco, togliamo pure le parentesi che tanto non servono. Via. Mi viene che il modulo è dato dalla radice di. Allora, vediamo un attimo. Allora, mi viene. Raccogliamo un 4k quadro t quadro a quadro che moltiplica un sen quadro di kt quadro più cos quadro di kt quadro. Questo qua sapete che per la regola fondamentale della trigonometria è uguale a 1, viene effettivamente 2kta. Questo qua è il modulo della velocità. È facile completare l'analisi del moto che risulta, un moto con accelerazione tangenziale costante su traiettoria circolare di centro nell'origine e raggio A. Quindi ripeto, moto, accelerazione tangenziale, moto, quindi ve lo scrivo, moto con accelerazione tangenziale costante su traiettoria. Circolare di centro 0,0 e raggio A. Questo è quanto, direi che ci vediamo al prossimo video.